pochi minuti dalla fine di Lugano-Zugo, gara che può valere il secondo posto per entrambe le squadre, forse una delle più belle, con il Lugano in vantaggio per 1-0, con Davide Campionovo, un amico di cui facciamo tanti complimenti per quello che fa per quanto riguarda tutto lo sport ticinese. Ma abbiamo visto, ho avuto modo di vedere anche il vostro calendario, veramente fatto bene, con delle belle ragazze che si occupano di sport e non soltanto, e anche di campionati nel mondo di calcio. Ma prima di tutto un grosso saluto a tutti coloro che ci seguono oltre confine, per noi è un grande piacere la vostra collaborazione con voi, e spero che il calendario sia veramente di gradimento, possa essere anche di auspicio per aumentare i contatti trasfrontalieri. Ecco, parliamo sicuramente del calendario, che è un prodotto, un inno al calcio, lo sport più praticato al mondo, dove le nostre modelle, in un modo sexy ma non esagerato, quindi addirittura un calendario famiglia con le date più importanti anche dell'anno, con i vari eventi della regione, con il Festival Jazz, i vari festati, eccetera eccetera. Abbiamo scelto ogni mese una nazione faro, una nazione dei gironi che ci saranno a partire da giugno in Russia. Tranne l'Italia, che purtroppo non ci sarà. No, caro amico, noi in onore dell'Italia, che ha fatto questa grande delusione che non parteciperà ai mondiali, ma sul nostro calendario sì. Il mese d'aprile è un mese di festa per l'Italia, con la festa della liberazione. Abbiamo inserito un inno a quello che è stato per molti anni, ed è sicuramente uno dei campionati più belli del mondo, ed è stato per tanti anni il campionato più bello del mondo. Quando io ero ragazzo, il campionato italiano era il campionato più bello del mondo. E abbiamo la nostra modella con una maglietta, non me ne se vogliono gli altri tifosi, con sulla maglietta dell'Inter, ma abbiamo anche i loghi di tutte le squadre che formano questo bellissimo spettacolo, questo grandissimo show e questa grande industria anche, naturalmente. Quindi noi nella prima pagina abbiamo il campionato del mondo con gli orari europei di tutte le partite. Subito dopo abbiamo il campionato italiano in ritorno, senza dimenticare abbiamo nella terza pagina anche il campionato svizzero di calcio. Ecco, io sempre col cuore in mano vi invito venerdì 2 marzo, siamo sul confine del Gaggiolo per andare proprio a Varese, c'è un locale che si chiama La Sosta, e con un prezzo veramente molto speciale di 40 franchi avremo una serata degustativa con una cantina molto importante, la cantina Corti. Ci potrà degustare, assaggiare, ci sarà il produttore e una bellissima cena. Senti, so che in Svizzera il carnevale forse è sentito più che l'ultimo dell'anno come in Italia, e immagino che c'è qualcosa che sicuramente fanno o fate per il carnevale. Quali sono i carnevali più belli per invitare, o quello che seguite meglio voi? Beh, noi, per noi il carnevale, abbiamo lo stesso spirito che c'è sicuramente, adesso mi viene in mente sicuramente Venezia, ma non solo per quanto concerne l'Italia, siamo quasi ai livelli di Napoli, è una follia generale, soprattutto a Bellinzona con il Rabadan, che è un carnevale che ha 100 anni di storia, grande storia, di grande prestigio, viene considerato il quarto carnevale più importante di Svizzera, dopo i bellissimi Basilea, Lucerna, e poi ce n'è ancora uno che mi sfugge, e poi c'è Bellinzona, quindi un carnevale sicuramente molto molto grosso. Però bisogna dire che ogni paesino ha il suo carnevale con le sue tradizioni. È già partito il carnevale da gennaio fino ad arrivare poi agli ultimi ambrosiani. Quindi c'è veramente grande festa, e nella nostra cultura già da bambini il carnevale, lo ammetto, è contagioso a tutti i livelli. Senti, visto che sei mezzo influenzato, ma non vuoi mancare una partita così importante, ti abbiamo visto in Italia, ti abbiamo visto giocare a scacchi. Sì. Non hai sempre vinto, no. Però sei venuto anche in Italia per far vedere qualcosa che è importante, perché lo scacchi, per noi lo scacchi è sempre ancora Fischer l'americano contro il russo, però in realtà so che c'è una grossa realtà in Svizzera e anche vicino al confine. Beh, involontariamente hai toccato il mio cuore, perché proprio qualche settimana scorsa erano 10 anni che è venuto a mancare Bobby Fischer, che giusto per una piccola curiosità è nato lo stesso giorno che sono nato io, il 9 marzo. Ebbene sì, sto facendo un torneo a Varese, sto cercando dei gemellaggi, perché a febbraio ci sarà l'Open Internazionale di Lugano e spero in una presenza massiccia di giocatori di confine, oltre che giocatori russi eccetera. E gli scacchi è una grande passione, ci sono vari circoli d'Italia, poi in questo momento c'è
uno splendore negli scacchi, ha un numero di maestri incredibile, sta lavorando molto bene al settore giovanile, sta lavorando purtroppo, devo ammetterlo, nettamente meglio che la Svizzera, sta lavorando a livello delle scuole, c'è tanta gente che si mette a disposizione e io consiglio veramente a tutti coloro che ci ascoltano, se hanno dei figli, di indirizzarli anche su questa strada, magari vicino al calcio, uno sport individuale dove sei solamente tu che devi risolvere i problemi e divertirti e comunque ti aiuta molto. Magari due parole sull'hockey. L'hockey, vediamo il Lugano che dopo 4 sconfitte sta ritornando a prendere piede. Klasen è infortunato, hanno preso l'americano, la squadra sembra più veloce. Lambrì, ahimè, sembra ormai già con la testa ai play-out, però speriamo ancora di vedere due squadre ticinesi protagoniste, una dalla parte e una dall'altra. No, sì, è vero, 4 sconfitte, però bisogna ricordare che ieri sera c'era una trasferta molto difficile a Losanna, dove Lugano è uscito fortissimo con questo nuovo straniero di origine svizzera, ma nordamericano, un giocatore che stasera sta mostrando i suoi numeri, la sua potenza, ma anche la sua esplosività. E la cosa incredibile, non conoscendo ancora i compagni, sta dando, secondo me, è un acquisto azzeccatissimo. Beh, Lugano contro lo Zugo, che è seconda, Lugano è terzo, sta vincendo 1-0, sembra di essere al calcio, ma stiamo giocando hockey, un risultato sicuramente inusuale, ma grande partita già da playoff, grande partita. È inutile negarlo, nel Lugano gioca Elvis, quando gioca Elvis per fargli gol, o è una serata no, o altrimenti per fargli gol a Elvis bisogna impegnarsi non poco. Ma il portiere che non è svizzero, ma che praticamente è venuto qua da giovanissimo, è stata una scommessa all'inizio. Il Lugano, non dimentichiamolo, ha avuto un qualche anno di crisi negli scorsi anni, noi abituati sempre a vedere Lugano in alto alla classifica, ha però rifondato una squadra dove possiamo avvalerci adesso di tanta gente del posto, tanti giovani del settore, e adesso si stanno raccogliendo i frutti. Non a caso forse l'allenatore nazionale Fischer ha voluto questo con l'aiuto della Mantegazza e tutto, e poi non è riuscito a vincere con il Lugano, ma sta facendo bene anche con la nazionale. Ma assolutamente, quello che dici è giusto, purtroppo Lugano è una piazza assai complicata dove si vuole sempre vincere, questo è impossibile perché ci sono dei cicli, questo non è stato capito. Fischer però ha avuto il grande merito di far partire questo ciclo e io penso che porterà molti frutti nei prossimi anni. Si è lavorato bene le basi anche a livello giovanile, parlando poi anche dei Rockets, adesso non vorrei dare nei dettagli per chi non mastica hockey, anche questa squadra che prende i migliori giocatori giovani del Lugano Lambrì è sicuramente un'idea lungimirante a lungo termine. Facciamo vedere la tua rivista che è già uscita da un paio di settimane, aspettando il prossimo numero. Noi ti ringraziamo sempre e speriamo sempre di una buona collaborazione con Ticino by Night e di vedere qualcosa di interessante. Non spero di poter essere utile anche per la vostra causa. Ma no, assolutamente, poi dobbiamo, con questo 2018 uno dei miei desideri, auspici è quello di intensificare i rapporti con le zone di confine e con voi in particolare. E poi a chiunque ci ascolta basta che ci mandi un'email a redazione@tinotte.ch, il nostro sito è tinotte.ch, quindi tinotte.ch, darci degli stimoli, delle idee o anche delle informazioni degli eventi che ci sono su zone di confine, che con piacere le riporteremo. E noi ti aspettiamo magari a Varese, al palazzetto, perché sappiamo che Varese è una città amante del basket e magari una fessura, una tapparella sul basket a Varese potrebbe far sì che tanti varesini leggano la tua rivista. Ma questo sarebbe bellissimo, poi tu sai, io amo l'hockey, ma quanto l'hockey amo tantissimo anche la palla spicchi, il basket è uno sport che io amo tantissimo e il Varese ha una grande, grande storia. Ti ringraziamo e moriamo lì agli ultimi minuti con il Lugano sempre in vantaggio 1-0 sullo Zugo. Grazie ancora. Grazie.